Perché fare un libro su di una strada? Perché questa strada è fonte di tante storie diverse. Ad esempio, la SS-51 è stata fondamentale per Venezia ed i suoi palazzi. Senza di lei, le mercanzie veneziane non avrebbero mai potuto raggiungere il nord. E dal nord, i pellegrini ed i grandi re non sarebbero mai arrivati tramite la Via Regia, perché così si chiamava in quei tempi, fino al miglior porto d'imbarco per le crociate in Terra Santa. Mi ha raccontato che senza il suo compagno di via, il Piave, non sarebbe potuto viaggiare il legname per creare le fondamenta della Serenissima e non si sarebbe potuto produrre energia elettrica per le moderne città industriali, giù lì in pianura. È stata testimone silenziosa di uno sviluppo accompagnato da veloci trasformazioni urbanistiche, dalla creazione di grandi opere di ingegneria, ma ha visto anche con sofferenza le tragedie dell'uomo, come nel caso del Vajont. Mi ha rivelato di strati geologici, di fragilità ambientali e di stupendi paesaggi montani, diventati patrimonio dell'umanità. Mi ha fatto riflettere sulla forte pressione del turismo nei territori del Cadorino e dell'Ampezzano e sulla sua crescita turbolenta durante il boom economico degli anni 60. Un'altra confidenza che mi ha fatto è quella sulle infrastrutture parallele. Mi ha detto del suo difficile rapporto con l'autostrada A27, che è aperto alla crisi e all'abbandono nei suoi storici centri abitati. Insieme a tutte queste storie, la SS-51 mi ha però svelato il viaggio. Unico vero valido motivo per percorrerla e conoscerla, e se amate la montagna e avete a cuore i suoi cambiamenti, questo libro vi accompagnerà in questo progetto durato per me più di 4 anni, lungo i 134 chilometri della vera attrice di questo libro, la Statale 51, meglio nota come Strada di Alemagna. Si tratta del primo libro fotografico che prova a raccontarne e intersecarne i tanti racconti. Edito da Penisola Edizioni, assieme ad Urbanautica Institute, La Alemagna è una pubblicazione ricercata e curata, con oltre 90 fotografie. Ha una narrazione chiara e dettagliata che vi permetterà di scoprire, come moderni viandanti, questa antica strada, che è in bilico tra le bellezze e le criticità di un delicato paesaggio alpino e pedemontano. All'interno del libro, grazie anche al contributo di diversi importanti esperti, sono raccolti una serie di scritti, di illustrazioni, di approfondimenti storici che svelano retroscene importanti tra i segni del passato e le tensioni di un prossimo indeciso futuro. Ma solo grazie a voi tutto questo potrà diventare una realtà. Grazie solo al vostro supporto ed aiuto completeremo questo progetto. E a nome mio e a nome di tutto questo gruppo di professionisti vi ringraziamo dal cuore.